4, mettere due qua. Dio ti aiuti, vecchio. I tuoi pensieri hanno creato una creatura dentro di te. E colui che l'intensità del pensiero rende Prometeo, di quel cuore per sempre si ciberà un avvoltoio. Quell'avvoltoio è la creatura stessa che egli crea. Questo è un passaggio di Moby Dick che io ho scelto per un lavoro fotografico che ho fatto qualche anno fa, degli amici disabili che vanno in vela. E l'ho scelto proprio per parlare di delle ossessioni che l'uomo ha, in questo caso parlo di me stesso, che ti portano alla disfatta. Io avevo l'ossessione di tornare normale, di essere una persona normale. E una creatura dentro di me si nutriva. Io avevo questo sentore, questo malessere, facevo le cose. Ho una mentalità abbastanza quadrata, per cui quando mi impegno a fare qualcosa metto tutto me stesso, però non ero felice. Non ho mai fatto quello che veramente andava bene per me, quindi sviluppare quello che era il mio essere nuovo. Non sono più il Paolo di 20 anni fa, 12 anni fa. È successo un qualcosa e mi ha cambiato. E non sono più normale. Sono un'altra persona, ho un piccolo problema fisico e questo mi deve portare a seguire la nuova strada, altrimenti non sarò mai felice. Sessantanove e tre. Perfetto. Peso c'è. Preciso. Yogurt greco, avena e miele. Viale dei Missagli a Milano, al palazzetto Pala Carraro, se non ricordo male. Mancano poco più di 2 ore ai miei combattimenti, per cui adesso ho bisogno proprio di entrare a respirare l'atmosfera della gara, mettermi lì tranquillo, cominciare a preparare mentalmente, non pensare a niente, non pensare a tutte quelle cose che ti sporcano, tipo ma non ce la fai, sei debole, sei forte, niente, devo liberare la testa, tanto so di essere pronto, perché lo so io, me l'ha detto il mio istruttore, per cui ho bisogno di concentrazione, relax e serenità e dare il meglio di me stesso, questo è l'unica cosa che conta. Sergio Basini, che ora fa studiare un master di 70.
faccio portare la gamba in macchina, perché è giusto che faccia un po' di fatica anche qualcun altro, mi infilo in macchina, cerco la prima birreria utile e faccio festa. Chi di voi vuole seguirmi? Io sono là. È finita. Sono contento, ho battuto. Adesso birra e cibo.